Ciao, sono Benedetta Rossi e voglio raccontarvi una delle mie favole. Ascoltatemi bene. Maui Media presenta C'era una volta, le favole di Benedetta Rossi. Angelica e Gigio. Angelica è una bambina di 8 anni, ha gli occhi neri e i capelli ricci. Lei vive da sempre in una grande casa, insieme con altri bambini che, come lei, non hanno i genitori. Nella grande casa ci sono tante persone che si occupano di lei, le fanno da mangiare, l'aiutano a lavarsi, a vestirsi, a fare i compiti. E c'è sempre qualcuno che organizza giochi con gli altri bambini. Angelica non si è mai chiesta perché non abbia genitori. Non ce li ha e basta. Però un giorno vorrebbe averli anche lei, come gli altri bambini della scuola che frequenta. Oggi sembra che quel giorno tanto desiderato sia arrivato. Nella grande casa sono arrivati Fausto e Sara. Angelica andrà ad abitare con loro, in una bella casa con un grande giardino, proprio vicino a scuola. Così continuerà a vedere i suoi compagni. La casa è veramente grande e Angelica, quando la vede, rimane a bocca aperta. Sara le tiene la mano e l'accompagna a vedere la sua nuova cameretta. Un letto soffice, grigio chiaro. Un armadio grande e spazioso, grigio scuro. Un tavolo per studiare, indovinate come? Grigio pure quello. Angelica, per qualche strano motivo, vede tutto il mondo in bianco e in nero. Quindi per lei le cose sono bianche, nere oppure grigie. Niente rosso, niente verde, niente arancione, niente blu. Fausto e Sara hanno capito che c'è qualcosa che non va. Angelica è cresciuta assieme ad altri bambini e dei veri genitori non li ha mai avuti. Forse è per questo che vede il mondo in bianco e nero. Così ogni tanto la trovano in un angolo della sua cameretta a guardare il pavimento, senza dire una parola. Fausto però un giorno ha un'idea. Fa salire Sara e Angelica sulla sua bellissima macchina, che naturalmente Angelica vede tutta grigia, e parte per le strade della città. Fuori dal finestrino, in un parco, alcuni bambini giocano a palla in un grande prato. Grigio. Altri pedalano sulle loro belle biciclette. Grigie. Altri si rincorrono giocando a nascondino tra gli alberi. Grigi. Ad un tratto, la macchina di Fausto si ferma e Angelica si trova davanti a un cancello. Canile. Canile? E che posto è questo? Pensa Angelica. Al di là del cancello si vedono, uno accanto all'altro, tanti recinti pieni di cani, di tutti i tipi, che abbaiano, saltano, si rincorrono e giocano. Una gran confusione! Fausto e Sara hanno detto ad Angelica che se vuole può scegliere uno di quei cani e portarlo a casa, come nuovo amico. Mamma mia, che notizia! Un cane tutto per lei! Sì, ma quale scegliere? Angelica non sa proprio come fare. Poi però in un angolino, in fondo ad un recinto, Angelica vede un piccolo cagnolino nero, con una macchia bianca sul petto. Se ne sta fermo e silenzioso, con le orecchie basse e sembra quasi tremare dalla paura. Angelica lo indica con un dito e chiede a Fausto: «Lui, come si chiama?» La ragazza che l'accompagna dice che il suo nome è Gigio, che è un cucciolo di pochi mesi e che sta sempre in un angolo perché è un tipo un po' pauroso. Angelica si avvicina e appoggia una mano alla rete che li separa. Gigio alza lo sguardo, sempre a orecchie basse, e piano piano si avvicina. Annusa la mano di Angelica e poi... slurp! Una bella leccata! Angelica ride, si gira verso Sara con gli occhi spalancati e dice: «È lui! Portiamolo a casa!» I giorni passano e Angelica e Gigio sono veramente inseparabili. Gigio accompagna Angelica a scuola e poi la va a prendere all'ora di pranzo. Mangiano insieme, fanno i compiti insieme, giocano insieme. Ad Angelica basta dire una cosa e Gigio subito ubbidisce. Sembra quasi che i due si capiscano alla perfezione. Una sera
Angelica è seduta sul divano grigio e sta guardando la televisione, che lei ovviamente vede in bianco e nero. Gigio si avvicina e si accuccia a suo fianco. Anche Fausto e Sara si siedono accanto a lei e tutti insieme guardano la TV. Angelica si guarda intorno ed è felice, per due motivi. Prima di tutto, perché Gigio ha smesso di tremare di paura e non si allontana mai da lei. E poi, perché finalmente pensa di aver trovato i genitori che tanto aveva desiderato. Ad un tratto si sente un tuono e tutto si spegne. Buio, tutto nero. Nessuno vede niente. Fausto prende il cellulare dalla tasca e dice: «Deve essere saltata la luce, vado a vedere in cantina». Ma Fausto non fa in tempo ad alzarsi che la luce torna. Ed ecco che succede una cosa eccezionale. Angelica guarda il divano e si accorge che ha un colore strano. «Bellissimo!» Chiede a Sara e lei le risponde che è rosso, come il fuoco. Poi va in cucina e si accorge che anche quella ha cambiato colore. E Fausto le dice che è tutta blu, come il cielo. Angelica corre in giro per la casa e si accorge che tutto è diverso, tutto è colorato. E uno dopo l'altro si fa dire da Fausto e Sara i nomi dei colori. Così sale in camera e si tuffa sul suo bellissimo letto giallo. Apre l'armadio marrone e vede che è pieno di vestiti colorati. Il mondo è cambiato, è tutto diverso! Ehi, un momento! Una cosa non è cambiata. Gigio, che l'ha inseguita dappertutto, è sempre uguale. Tutto nero con la sua macchia bianca. Angelica lo abbraccia forte e chiama Fausto e Sara ad alta voce. Mamma! Papà! Venite, presto! Stasera giochiamo tutti e quattro nel mio letto colorato. Gigio abbaia e corre a prendere una palla. Secondo voi, di che colore è? Maui Media ha presentato C'era una volta, le favole di Benedetta Rossi, una produzione Albe Storytelling per Maui Media. Avete ascoltato Angelica e Gigio, una favola scritta da Dodo Occhipinti.